Mike Brown, astronomo statunitense ed esperto della fascia di Kuiper. La fascia di Kuiper è una traccia profonda e congelata della prima storia del nostro sistema solare. La fascia di Kuiper è una regione ghiacciata ai margini più esterni del sistema solare. La NASA ha ora rivelato nuovi scioccanti dettagli su ciò che si nasconde realmente in questa zona misteriosa e finora poco esplorata. Dobbiamo prepararci a molto, perché le ultime scoperte potrebbero dimostrare che la storia del nostro sistema solare è stata molto diversa da quella che pensavamo. Strani oggetti e un pianeta finora sconosciuto potrebbero stravolgere completamente la nostra visione del mondo. È stato un grande errore aver prestato poca attenzione a questa regione per così tanto tempo? La fascia di Kuiper inizia a circa 4,5 miliardi di chilometri dal Sole e termina a 7,5 miliardi di chilometri dal Sole. Costituisce quindi la zona più estrema del Sistema Solare. Abbiamo scoperto ed esplorato solo una parte dei suoi tesori astronomici e delle sue peculiarità. Di tanto in tanto compaiono oggetti che destano preoccupazione negli scienziati. In termini di larghezza e massa, la fascia di Kuiper è una gigantesca fascia di ghiaccio, roccia e gas ghiacciati che è fino a 20 volte più larga della fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove e contiene una massa da 20 a 100 volte superiore. La regione di Kuiper comprende un altro fenomeno bizzarro, il cosiddetto disco disperso, una zona di corpi celesti distribuiti in modo irregolare che si estende addirittura ben oltre i confini regolari della fascia di Kuiper. Le condizioni di luce nella fascia di Kuiper sono estremamente deboli. Questa regione è così lontana dal Sole che i pochi raggi di luce solare che raggiungono questi oggetti lontani producono solo un pallido bagliore. La luce è appena sufficiente a penetrare la gelida oscurità. Questo basso livello di illuminazione non solo rende la cintura di Kuiper estremamente difficile da esplorare, ma è anche insolitamente fredda. Tuttavia, questo ambiente estremamente freddo è giusto per conservare perfettamente tutti i materiali primordiali da cui si sono formati i corpi celesti. I ricercatori ritengono che la maggior parte degli oggetti della fascia di Kuiper non sia cambiata per miliardi di anni. Ciò rende questa regione un'importante finestra sugli albori del Sistema Solare. La fascia di Kuiper non è solo un luogo di oscurità e freddo, ma anche una zona dinamica dove si trovano molti pianeti nani come Plutone, Eris, Haumea e Makemake. Questi oggetti offrono una visione unica della composizione chimica e delle condizioni fisiche delle prime nebulose solari da cui si è formato il nostro sistema solare. Oltre ai pianeti nani, ci sono innumerevoli altri oggetti, tra cui comete e corpi ghiacciati più piccoli, che potrebbero contenere importanti composti organici per comprendere la chimica della vita. Finora le sonde hanno visitato ed esplorato questa zona remota solo due volte. Pioneer 10 ha effettuato il primo flyby nel 1983, ma non ha incontrato alcun oggetto specifico della fascia di Kuiper durante la sua missione. Dopo la prima indagine dettagliata di Plutone e della sua luna Caronte, New Horizons ha volato ulteriormente nella fascia di Kuiper nel 2015 e ha scoperto, tra le altre cose, l'oggetto più strano del Sistema Solare. Arrokoth, noto anche come Ultima Thule, ha una forma così strana che l'oggetto contraddice alcune regole fisiche. Una capsula del tempo di incommensurabile valore. Avresti mai pensato che asteroidi e comete sono reperti originali delle prime ore del nostro sistema solare? Quando il Sole stava nascendo in un disco di polvere incredibilmente caldo in rapida rotazione, altre rocce e oggetti si stavano già formando nel plasma primordiale rimasto. Questi oggetti sono rimasti immutati fino ad oggi in alcune regioni del sistema solare. Le nostre ricerche precedenti hanno dimostrato che gli asteroidi e le comete sono costituiti da una quantità sorprendentemente elevata di sostanze minerali organiche. Queste includono, ad esempio, magnesio, solfati, ferro, rame e persino aminoacidi, che costituiscono anche il nostro DNA. Le sostanze organiche sono i mattoni della vita. Il suolo del nostro pianeta, le piante, il nostro corpo e molto altro ancora non sarebbero possibili senza queste sostanze ed è davvero sorprendente che fossero apparentemente presenti in alta densità nei primi giorni del Sistema Solare. Questo non dipinge l'immagine di una graduale comparsa di condizioni di vita all'interno del Sistema Solare, ma dimostra piuttosto che la vita era prevista fin dall'inizio e che forse è persino piuttosto insolito che ci sia un solo pianeta con vita organica nel nostro Sistema Solare.
Se ci spingiamo un po' più in là con l'idea e consideriamo le ultime scoperte dell'astronomia e della cosmologia, attualmente non possiamo escludere la possibilità che ci siano state fasi fertili con forme di vita anche su altri pianeti. Sospettiamo la presenza di vita organica su alcune lune ghiacciate, che sono calde in profondità e potrebbero ospitare oceani liquidi. Le simulazioni al computer hanno anche dimostrato che Marte potrebbe aver avuto un tempo un'atmosfera e acqua liquida, e anche su Venere non possiamo escludere una fase fertile con la vita. Proprio perché sappiamo così poco del passato, le testimonianze contemporanee, come gli oggetti che sono rimasti immutati dagli inizi del Sistema Solare, sono di grande interesse per la scienza. La ricerca sulla fascia di Kuiper è appena iniziata. Benvenuti nella zona transnettuniana. È ormai risaputo che nella fascia di Kuiper è stata scoperta una serie di nuovi piccoli pianeti. Attualmente si conoscono circa 2000 di questi cosiddetti oggetti transnettuniani. Plutone è il più grande di questi pianeti, e proprio perché assomiglia molto di più agli altri oggetti transnettuniani che gli altri pianeti del sistema, nel 2006 ha dovuto rinunciare al suo status di pianeta. Da allora Plutone è ufficialmente un pianeta nano e porta il poco attraente nome di catalogo 134340 Pluto. Plutone fu scoperto nel 1930 dall'astronomo Clyde Tombaugh. All'epoca c'era una grande gioia tra la gente, un altro pianeta era una cosa eccitante. Dopo Plutone, fino al 2005, non furono scoperti nuovi pianeti. Solo nel 2005 Eris è apparso davanti ai telescopi dei ricercatori. L'esplorazione della fascia di Kuiper è iniziata seriamente negli anni 90, ma ci sono voluti altri due prima di capire cosa e quanto sia grande la fascia di Kuiper. Tra Marte e Giove si trova un'area simile, la fascia degli asteroidi, in cui sono legati circa 1,9 milioni di oggetti. La fascia degli asteroidi è stata scoperta perché i ricercatori sospettavano la presenza di un altro pianeta. Invece di un pianeta, sono apparsi oltre 1,9 milioni di singoli oggetti, che a volte si pensava fossero frammenti di un nono pianeta in frantumi. Tuttavia tali ipotesi non sono ancora state confermate. In effetti, da diversi decenni, i ricercatori sono alla ricerca di un altro pianeta nella fascia di Kuiper. All'epoca il decimo e ora il nono dopo la degradazione di Plutone. Questo non significa che ci siano molti pianeti nani. Alcuni astronomi ritengono che dietro a Nettuno debba esserci un altro corpo più grande, un po' più grande della nostra Terra e un po' più piccolo di Nettuno. Finora il leggendario pianeta 9 non è stato confermato in modo chiaro e le ricerche per capire se esiste davvero o meno sono ancora in corso. Il motivo di questa supposizione sono le anomalie orbitali di alcuni pianeti più piccoli nella fascia di Kuiper, che possono essere meglio e più coerentemente spiegate dall'esistenza di un altro pianeta. Anche alcune irregolarità nell'orbita di Nettuno potrebbero fornire indizi. È incredibile come i ricercatori stiano studiando intensamente il nostro sistema solare esterno da circa 100 anni. Da allora disponiamo di telescopi che consentono una visione chiara di questa zona oscura, ma sebbene la portata dei telescopi si estenda facilmente alla fascia di Kuiper e oltre, è la luce che spesso ostacola i ricercatori. Ad esempio, è più facile studiare con i telescopi il nostro vicino stellare Alfa Centauri, che è la relativamente più vicina fascia di Kuiper. Gli oggetti invisibili, come i pianeti o addirittura interi ammassi di oggetti più piccoli, come nella fascia di Kuiper o nella fascia degli asteroidi, vengono solitamente notati per la prima volta grazie alla forza gravitazionale che esercitano. I ricercatori calcolano quindi approssimativamente dove devono trovarsi uno o più altri oggetti e si lanciano in una ricerca mirata. Queste anomalie gravitazionali hanno portato Gerard Kuiper, che ha dato il nome alla regione, a ipotizzare negli anni 50 che ci fosse molto altro da trovare oltre Nettuno. Molti oggetti sconosciuti nel disco disperso? Quasi nessuno conosce un'altra regione del Sistema Solare che i ricercatori chiamano disco disperso. Questa affascinante ed enigmatica regione del Sistema Solare è in parte collegata alla fascia di Kuiper, ma in alcuni punti si estende anche molto oltre. La zona discoidale inizia all'incirca al confine esterno della fascia di Kuiper e si estende per diversi milioni di chilometri nello spazio. Alcuni degli oggetti di questa regione hanno orbite che li portano fino a 150 milioni di chilometri di distanza dal Sole. A causa di questa enorme estensione, il disco disperso è una delle regioni più lontane del nostro sistema solare e persino meno esplorata della fascia di Kuiper. Ciò che colpisce degli oggetti del disco disperso è l'elevata eccentricità e inclinazione delle loro orbite. Queste orbite insolite sono probabilmente il risultato di interazioni gravitazionali, soprattutto con Nettuno.
Quando i grandi giganti gassosi del nostro sistema solare hanno preso posto nel sistema, i loro potenti campi gravitazionali hanno perturbato le orbite di molti oggetti ghiacciati più piccoli, quelli che erano abbastanza vicini da essere influenzati dalla gravità di Nettuno, ma non sono stati espulsi dal sistema solare, si sono ritrovati nel disco disperso. Presumibilmente il disco disperso serve come una sorta di serbatoio per le comete e alcuni di questi oggetti vengono periodicamente attratti dal Sole per poi entrare occasionalmente nel sistema solare interno. Una cometa molto conosciuta che presumibilmente proviene dal disco disperso è la cometa Halley-Bopp. Questa cometa è diventata famosa dopo la sua spettacolare apparizione nel 1997, quando fu visibile a occhio nudo dalla Terra per molti mesi. La cometa Halley-Bopp è classificata come una cometa a lungo periodo, la cui orbita la porta molto al di fuori del Sistema Solare. La sua orbita ha un'eccentricità molto elevata, tipica delle comete che provengono dal disco disperso. Questo oggetto impiega circa 2500 anni per orbitare intorno al Sole. Chiunque abbia visto Halley-Bopp nel 1997 ha assistito a una vista davvero rara. Dal punto di vista scientifico, il disco disperso è particolarmente interessante perché fornisce informazioni sui processi dinamici che hanno dato forma al sistema solare esterno. Studiando la composizione e i percorsi orbitali di tutti gli oggetti di questa zona, gli astronomi possono trarre preziose informazioni sui movimenti dei pianeti e sulle prime condizioni del sistema solare. È certo che il nostro sistema solare non ha sempre avuto l'aspetto che ha oggi. Probabilmente ci sono voluti molti milioni di anni perché tutti gli oggetti si posizionassero al loro posto e perché le orbite della maggior parte dei pianeti diventassero così stabili da far prevalere l'ordine nel sistema. Immagina come doveva essere quando i pianeti si contendevano ancora la posizione nel sistema e molti altri asteroidi e comete sfrecciavano nel sistema. A quei tempi le collisioni erano ancora più frequenti e la nostra Terra ha vissuto anche momenti in cui sono piovute comete dal cielo. Alcuni ricercatori sono addirittura dell'idea che sia così che l'acqua è in ultima analisi la vita sono arrivate sul nostro pianeta. Le comete sono composte in gran parte da ghiaccio e i loro componenti organici potrebbero renderle dei veri e propri messaggeri celesti della vita. Tuttavia è ancora un mistero da dove sia venuto il primo impulso per la nascita dei batteri, da cui poi si sono sviluppati esseri viventi sempre più complessi nel corso dell'evoluzione. Iscriviti ora e non perdere mai un nuovo video.